Inizia con una sconfitta l'avventura di Pino Di Meo sulla panchina del Chieti. Sul neutro di Ortone i neroverdi perdono di misura con il Campobasso al termine di 90 minuti equilibrati nel primo tempo, ma di marca campobassana nella ripresa con gli ospiti più volte pericolosi. Per il Chieti prosegue il momento negativo con la classifica che inizia a far paura. Per la formazione rosso-blu prosegue la risalita in classifica. Al comunale ortonese settore ospite chiuso con circa 400 tifosi chietini sugli spalti. Neroverdi in campo con il 4-2-3-1 all'esordio, l'ultimo arrivato Meola. Molisani senza Musetti con il 4-3-3. L'avvio di gara vede i locali in costante proiezione offensiva al 18esimo, prima conclusione in porta del Chieti con un tiro centrale di Bruschi. Il match è però equilibrato con gioco spezzettato e poche conclusioni a rete. Al 23esimo ci prova Bagigalupo per i locali, ma Natale attento e para. Due minuti dopo si vedono i ragazzi di Cudini con il tiro di Pizzutelli che, deviato, mette in difficoltà il portiere teatino Camerlengo che riesce a respingere. Con il trascorrere dei minuti inizia a farsi apprezzare la formazione rosso-blu che inizia a macinare gioco, mancando però negli ultimi 18 metri. Al 45esimo, dopo un preciso contropiede, Cogliati ha una ghiotta occasione per segnare il gol del vantaggio molisano, ma la sua conclusione fa terminare la sfera al lato di poco. Nella ripresa al terzo subito Bontà in evidenza per gli ospiti col suo tiro parato a terra da Camerlengo. All'ottavo minuto arriva la risposta abruzzese con una mischia furibonda in area rosso-blu, risolta con un po' d'affanno da Natale e compagni. Al decimo minuto il Campobasso trova il gol vittoria, tiro cross che non sembra affatto irresistibile di Zammarchi. Camerlengo pasticcia e c'è il tocco decisivo di Alessandro che da due passi mette in rete. Gara che si mette in discesa per la formazione ospite, per Cogliati e compagni, è un gioco da ragazzi ora controllare il gioco. Al 19esimo infatti Zammarchi ha una buona opportunità, ma il suo tiro deviato finisce di poco fuori misura, crolla la squadra di casa dopo il gol dello svantaggio e così il Campobasso controlla al cospetto di un Chieti in confusione che rischia anche al 22esimo con Alessandro pericoloso e con la palla che finisce sull'esterno della rete. Ancora ospiti insidiosi al 28esimo con Cogliati che dopo un'azione di contropiede alza troppo la mira, sciupa troppo però l'11 molisano, tenendo così in partita i teatini anche perché continua la sagra del gol mancato in casa del Campobasso, come accade al 43esimo con Alessandro che tutto solo davanti a Camerlengo fallisce la più ghiotta delle occasioni per chiudere il match divorandosi la rete del 2-0. Il match finisce e termina dopo 5 minuti di recupero con la vittoria meritata del Campobasso e i giocatori locali sotto il settore dei propri tifosi inquieti per l'ennesimo KO. Sapevamo che era una partita difficilissima contro una buona squadra che di buon livello, quindi noi avevamo un sacco di giocatori fuori. Sappiamo che questo non è il nostro campionato perché il nostro campionato dovrebbe iniziare il 3 dicembre quando arriveranno un po' di gente perché abbiamo delle difficoltà. Si vede, è lampante, ci sono abbastanza tante lacune che ho visto, quindi, però dal punto di vista dell'impegno non posso dire niente. Al fatto mi sono solamente rammaricato per il gol preso perché è stato un gol fatto da un mancanza di attenzione perché non si possono prendere un gol così in quella maniera. Il ragazzo lo sa, l'ho detto, non è quello, è l'atteggiamento che è sbagliato, deve migliorare queste cose perché sono ragazzi, devono migliorare in un atteggiamento sbagliato, lui lo sa perché è un buon portiere, però deve migliorare questi atteggiamenti. Nel primo tempo ci sono state delle situazioni in cui potevate far male al Campobasso, non siete riusciti ad essere concreti. Ma come ho detto prima, vedo ancora qualcosa in loro che non che non combattono, che non ci mettono quella cosa, manca quella cosa in questi ragazzi, devono lavorare su questo, sulla combattività, sulla grinta, perché per salvarci ci vogliono queste armi. Sono venuto qua con grande entusiasmo, ci devo mettere la faccia, la dignità come l'ha sempre messa e farò di tutto per salvare il Chieti. Non è questo il Chieti che è mio, il Chieti mio sarà fra 15-20 giorni quando arriveranno tutte le persone e quindi poi iniziamo a cantare, poi noi.